Secondo la Chiesa Cattolica, Gesù ha scelto la via della croce per salvare l'umanità e manifestare l'amore di Dio per gli uomini. La croce, come luogo del sacrificio di Cristo, è dunque il principio della salvezza degli uomini. Per questo, recita il Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 617, la Chiesa la venera professando in lei la sua speranza. Il credente vede nella croce due facce, l'apparente sconfitta e la vittoria, il crocifisso e il risorto. Qui, e non altrove, va cercata la ragione della speranza cristiana, la lieta notizia che dà senso e spessore alla vita e alla storia, nonostante i fallimenti. Oggi ci spiega con forza Don Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, indicando il crocifisso monumentale che dal centro della cattedrale accoglie tutti i fedeli che entrano in chiesa. Questo simbolo ci manda tre messaggi. Il primo, forte, di denuncia. Il secondo, di amore. Il terzo, di speranza. Carissime e carissimi, chi entra in questa stupenda chiesa cattedrale sembra che innanzitutto sia accolto dal crocifisso molto bello, artistico, dell'anno 1000. Questo crocifisso che sembra darci tre messaggi. Beh, il primo è un messaggio di denuncia, vuol farci capire l'uomo di che cosa è capace, addirittura di umiliare, di torturare, di mettere a morte suo fratello. È un messaggio terribile di cui dobbiamo prendere coscienza, del male che c'è nel mondo, del male che noi possiamo farci l'un l'altro. Ma c'è un secondo messaggio di amore, perché quell'uomo sulla croce è il Figlio di Dio, che ci vuol far capire fino a che punto Dio si è lasciato compromettere nella nostra vita e ci ha amato, fino a dar la vita per noi. Non possiamo più dire che è un Dio lontano, oltre le nuvole, che non si interessa dei nostri problemi. È un Dio che ci vuole bene, che è venuto a indicarci la via vera della vita, la via vera della libertà e dell'amore. Ma c'è un terzo messaggio molto bello, che è il messaggio di speranza, che questo crocifisso in modo particolare evidenzia, perché il Gesù sulla croce è già ritornato in vita, è già risorto, è già trionfante su quella morte che pensava di sconfiggere la vita, di sconfiggere l'uomo, di sconfiggere Dio. No. Se noi seguiamo, ecco quello che ci assicura questo Gesù, questo crocifisso, se noi lo seguiamo in questa vita, nella via dell'amore, della vera libertà, della fedeltà a Dio, anche noi arriveremo con Lui alla vita eterna, alla felicità senza fine. Il crocifisso rappresenta dunque il principio della salvezza dell'umanità intera e adesso dobbiamo guardare con fede per saper cogliere i messaggi che ci trasmette. Lo abbiamo appena sentito dalle parole dell'arcivescovo. Al crocifisso del Duomo hanno sicuramente guardato con speranza tanti vercellesi, fedeli e non, nel corso degli oltre 10 secoli della sua storia. E con lo stesso sentimento, siamo certi, la gente si è rivolta e continuerà a rivolgersi al crocifisso in ogni chiesa. Vogliamo rilanciare questo invito accompagnandovi in una visita virtuale e al tempo stesso simbolica dei crocifissi più antichi presenti oggi in città. Questo del Duomo, quelli in Sant'Andrea e quello in San Paolo, certamente non antico come i precedenti, ma portatore di una interessante storia che vi racconteremo e con noi vi invitiamo a scoprire. Regale. È questo l'aggettivo al quale si ricorre più spesso per descrivere il crocifisso monumentale che troneggia maestoso sopra l'altare centrale del Duomo di Vercelli. È regale non solo perché è raffigurato con in capo la corona di un sovrano, anziché con il fascio di spine che ci viene presentato dal racconto evangelico e dalla iconografia classica. È regale anche nello sguardo, che rimanda al versetto di Venanzio Fortunato, vescovo vissuto a cavallo tra il VI e il VII secolo e venerato come un santo, regnavit aligno Deus, parole attribuite nell'inno Vexilla Regis a Davide, che predisse alle nazioni: Dio regna dal legno
e cioè dalla croce. Il crocifisso, opera di epoca ottoniana, realizzato durante l'episcopato di Leone, il vescovo che provvide alla ricostruzione della cattedrale distrutta dall'incendio appiccato da Arduino di Ivrea e dai suoi fedelissimi nel 997, è analogo agli altri conservati nel Duomo di Casale, nel Museo del Duomo di Milano e nella Chiesa di San Michele di Pavia, ma di tutti il più grande, con i suoi 327 cm in altezza e 236 in larghezza. Nel Duomo antico era appeso sul Bema, la zona della chiesa riservata al clero e ai ministri, analoga quindi al presbiterio, e da lì, nel Settecento, venne spostato e collocato sul quinto altare della navata destra, protetto da un vetro che, tuttavia, non servì a preservarlo dall'atto vandalico compiuto da ignoti la notte del 12 ottobre del 1982, malintenzionati che, evidentemente, speravano in un ricco bottino in oro e argento, ignorando la reale composizione del manufatto, realizzato in lamine d'argento in parte dorate, modellate su un calco riempito con gesso e gesso cotto. Proprio la maldestra deturpazione operata dai ladri ha dato modo di scoprire tra i materiali di riempimento della scultura diversi frammenti di antico tessuto serviti poi a ricostruire un abbondante frammento di tovaglia d'altare. Dal loro esame e da quello delle lamine, avvenuto durante la successiva fase di restauro, si è quindi potuta avvalorare l'ipotesi che il grande crocifisso sia stato realizzato durante l'episcopato di Leone. Il crocifisso ha il capo leggermente inclinato, gli occhi aperti sul mondo e lo sguardo severo, ma nel contempo misericordioso. La figura, ben eretta, sembra appoggiarsi al suppedaneo, al di sotto del quale è raffigurata la discesa di Gesù al limbo. Sotto c'è la scena della dedicazione, dove l'offerente o il committente, accompagnato da un angelo turibolante, si inginocchia dinanzi alla figura di un santo vescovo benedicente, quasi sicuramente Sant'Eusebio. Le braccia si distendono sulla croce quasi ad unire la figura di Maria presso la mano destra con quella di Giovanni vicino alla mano sinistra. Sotto le braccia corrono le scritte «Mulier, ecce figlius tuus» e «Ad discipulum autem, ecce mater tua», mentre in alto, sopra la scritta «Jesus Nazarenus Rex Iudeorum», sono raffigurate entro due cerchi le rappresentazioni del sole e della luna. Al di sopra di tutto, la raffigurazione dell'Ascensione. Da notare, infine, come Gesù Cristo sia rappresentato con le gambe e i piedi che non si sovrappongono, come nella iconografia classica sono invece rappresentate le estremità inchiodate al legno, ma che dritti vanno ad appoggiarsi all'ampio suppedaneo triangolare, un ulteriore elemento che contribuisce a dare a questa scultura quel carattere regale più volte richiamato di un Dio che regna capace di accogliere chiunque cerchi in Lui rifugio e protezione. Come già detto, il crocifisso rimase appeso alla trave maggiore del vecchio Duomo fino al suo abbattimento. Nel nuovo fu posto dapprima all'altare che si trovava al posto dell'attuale cappella di Sant'Eusebio, dove fu ancora visto nel 1778, poi spostato nella nicchia sopra l'altare della navata di destra e lì vi rimase fino all'atto vandalico del 1982. Dopo il restauro, fu momentaneamente sistemato nella cappella del Beato Medeo IX, detta anche la Cappella dei Savoia, per poi essere definitivamente collocato sopra l'altare maggiore, al centro della cattedrale. Copie a grandezza naturale di questo crocifisso millenario sono esposte nel Museo del Tesoro del Duomo e nel Museo Leone. Thank you.
Il monumentale crocifisso sospeso sopra l'altare centrale del Duomo è certamente il più conosciuto e forse anche il più caro ai vercellesi, che da oltre 6 secoli lo venerano con un rito suggestivo che si compie la mattina di Pasqua. Al pari di questo c'è tuttavia un altro crocifisso ai quali i fedeli sono particolarmente legati ed è quello custodito nella Basilica di Sant'Andrea, nella cappella che si apre sul transetto a destra prima di entrare in sacrestia. E il crocifisso che dal 1825, per iniziativa della Compagnia dei 100 Fratelli del Santissimo Crocifisso, sfila in processione il Venerdì Santo nelle vie della città, chiudendo poi, a partire dal 1833 e ancora i giorni nostri, la stessa processione, allargata alla partecipazione delle altre confraternite cittadine, ciascuna con un proprio gruppo statuario, la ben nota processione delle macchine. A voler essere precisi, quello che vediamo sfilare non è lo stesso crocifisso di cui stiamo parlando, o meglio, non l'è più dal 1993. In quell'anno, infatti, il manufatto fu sottoposto a un accurato restauro che permise di evidenziare un fatto straordinario. Al suo interno, il vecchio crocifisso di epoca cinquecentesca celava un altro crocifisso, addirittura più antico, risalente al XIV secolo. Oggi questo antico e prezioso simulacro è affisso ad una parete della sacrestia. Da uno quindi due crocifissi, com'è possibile? Il primo, quello più antico, era stato ricoperto con delle tele fatte aderire perfettamente alla scultura. In termini tecnici, questa operazione viene definita incamottatura, che una volta indurite vennero plasmate e dipinte. Nell'operazione di restauro, questa incamottatura è stata rimossa e applicata, quasi si trattasse di un'operazione di chirurgia ricostruttiva, ad una copia lignea della statua, eseguita nel frattempo. Questo nuovo crocifisso, dunque, è quello cinquecentesco che, posto sulla doppia croce lignea originale, continua a sfilare in processione e che vediamo nella cappella del transetto. Se le dimensioni dei due simulacri sono identiche, non altrettanto l'espressione del volto e il colore dell'incarnato, brunito quello cinquecentesco, un pallido rosa quello della sacrestia. Il volto, dicevamo, quello del crocifisso più antico, esprime una forte tragicità, dovuta soprattutto al senso di vuoto, di dolore trasmesso dagli occhi, al contrario dell'altro, in cui lo sguardo sembra cedere alla ineluttabilità del momento. Il Cristo trecentesco, inoltre, a differenza di quello dell'incamottatura, non ha capelli e la barba è dipinta. Infine, non porta sul capo la classica corona di spine, ma questo è spiegabile con il fatto che essa è un elemento staccato dal corpo e quindi non poteva essere ricoperta dalle fasce. Due statue, dunque, racchiuse in un unico involucro, forse per preservare il primo, forse per celarne e modificarne l'aspetto non più in linea con il sentire religioso del nuovo tempo. Non conosceremo mai la vera motivazione, ma ciò non di meno continueremo ad amare la familiare figura del Cristo crocifisso portato in processione e al contempo godremo del prezioso e antico dono rimasto nascosto fino ai giorni nostri e lasciatoci in eredità. Il crocifisso, in quanto rappresentazione della figura di Gesù Cristo inchiodato alla croce, elemento centrale del percorso salvifico dell'uomo, è un simbolo presente in ogni chiesa. Forma e dimensioni variano a seconda del contesto nel quale è inserito e se si tratta di un'opera lignea, della mano di chi lo ha scolpito. Senza dubbio, il Cristo regale del Duomo e i due crocifissi di Sant'Andrea, quello portato in processione il Venerdì Santo e quello trecentesco, custodito nella sacrestia, sono i più conosciuti e i più preziosi tra i tanti esposti nelle chiese di Vercelli. Tra questi ce n'è uno in particolare che porta con sé una storia che merita di essere raccontata
e che pochi conoscono, pur essendo a portata di sguardo ogni giorno in una delle chiese più frequentate della città, San Paolo. Il crocifisso di cui vi vogliamo raccontare si trova nella navata di sinistra della chiesa, sopra un altare al quale dà il nome. È opera dello scultore valsesiano Pietro della Vedova, nato a Rima San Giuseppe nel 1831, artista formatosi a Monaco di Baviera e poi trasferitosi all'Accademia Albertina di Torino, dove fu titolare della cattedra di scultura. Nel capoluogo piemontese insegnò e lavorò fino alla sua morte, avvenuta nel 1899. A lui è intitolato l'importante museo Gipsoteca, allestito nella sua casa natale a Rima. Secondo le notizie raccolte dallo storico Virginio Bussi, l'opera risale al periodo in cui il sindaco della città di Vercelli era Felice Monaco. Stiamo parlando degli anni tra il 1867 e il 1876. Fu proprio il primo cittadino a commissionarla allo scultore valsesiano, ed è questo elemento che stiamo per svelarvi a rendere interessante e in parte anche curiosa la storia dell'opera. Fu il primo cittadino, dicevamo, a commissionarla allo scultore valsesiano allo scopo di sostituire un altro crocifisso, più antico, ma in cattive condizioni, nella grandiosa cappella della Crocifissione a Sacromonte di Varallo, nella quale, tra il 1520 e il 1528, lavorò esprimendo tutta la sua grande creatività Gaudenzio Ferrari. Suoi, infatti, sono gli affreschi e sue le 87 statue in terracotta policroma che raccontano la scena del Golgota. Del Ferrari, ma in legno, sono anche i due ladroni che si divincolano appesi alle croci, mentre, sempre in legno ma di autore ignoto, risalente all'ultimo decennio del secolo XV, è il crocifisso, qui trasportato da un'antica cappella soppressa, proprio quel crocifisso che il nuovo, realizzato dal Della Vedova, andò, pur se per un breve periodo, a sostituire. L'operazione avvenne in pieno accordo con l'autorità religiosa responsabile della gestione del Sacromonte, ma gli uffici governativi del neonato Regno d'Italia, competenti in tema di beni artistici e culturali, la soprintendenza dell'epoca in altre parole, si opposero a questa operazione e il crocifisso del Della Vedova fu rimosso dalla cappella del Sacromonte. Offerto inizialmente alla chiesa di San Cristoforo, dove peraltro non poté trovare degna sistemazione, finì alla chiesa di San Paolo, dove lo vediamo ancora oggi, e qui fu solennemente inaugurato e benedetto dall'arcivescovo di Vercelli, Monsignor Celestino Fissore, il 9 luglio 1893. Il Cristo crocifisso, alto poco meno di 170 cm, è fissato su una croce, pure di legno, che poggia su alcuni massi di pietra grezza, sui quali spicca un teschio, chiaro riferimento al Golgota. Nel cartiglio soprastante la croce è incisa in latino, ebraico e greco, e in lettere maiuscole, la dicitura Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum. Non c'è vercellese che non conosca, almeno per averne sentito parlare da genitori o nonni, il rito dello scoprimento del Cristo che avviene in Duomo la mattina di Pasqua durante la prima messa, quella dell'alba. Di questo rito, molto antico, esistono testimonianze scritte, illustrate e non solo. Di esso si racconta anche nel testo di una nota canzone della tradizione folk vercellese. Al centro di questa particolare funzione vissuta nella chiesa cattedrale è il grande crocifisso monumentale che lentamente viene liberato dal velo che lo copriva la vista dei fedeli dalla quinta domenica di Quaresima, secondo la pratica raccomandata dalla chiesa e nota come Velatio Crucis. A differenza di quanto avviene in tutte le altre chiese, però, qui la svelatura non avviene il Venerdì Santo, ma la mattina di Pasqua. Di questa funzione si ha notizia già nel 1372, trovandola descritta nel Codice 53.
Essa si svolgeva in tre tempi, introdotti dalla processione, a cui partecipavano i canonici e tutto il clero, aperta dal vescovo, seguito da due diaconi e da tre suddiaconi che portavano il libro liturgico, il turibolo e l'aspersorio. Giunti davanti al crocifisso, il cantore intonava l'antifona Sedit Angelus e durante il canto, a cui tutti partecipavano, il mensale lasciava cadere il velo che copriva il crocifisso a scoprirne tutto il capo. Quindi, al canto del versetto Crucifixum, si lasciava cadere il velo fino alla cintola del Cristo e poi, al Nolit Metuere, il velo scopriva il crocifisso fino alle ginocchia. Si proseguiva cantando il Recordamini e si lasciava cadere del tutto il velo. Alla fine del rito, il vescovo aspergeva e incensava il crocifisso, se stesso e i fedeli. Poi intonava il Cristo Resurgens, mentre la processione si dirigeva al coro per il canto del mattutino. Oggi lo scoprimento del Cristo non avviene più secondo questo rituale, già abbandonato negli ultimi anni di episcopato di padre Enrico Massaroni, a favore di un rito più snello e veloce inserito nella prima messa pasquale. Lo svelamento avviene in un unico tempo, con il velo che scende a scoprire il crocifisso dall'alto verso il basso. Come noto, la collocazione del crocifisso millenario dove lo vediamo oggi, sospeso sopra l'altare centrale, risale all'inizio di questo millennio. Già nel 1190 si parla di un Crucifixus Major appeso alla trave centrale della vecchia basilica e, secondo lo storico Vittorio Viale, è da pensare, egli scrive, che fosse già questo nostro. Lì vi rimase fino all'abbattimento del vecchio Duomo, per essere poi collocato, dapprima su un altare che sorgeva dove fu poi costruita la cappella di Sant'Eusebio, quindi nella navata opposta. Non furono certo quegli spostamenti a far venir meno la devozione dei fedeli nei confronti del grande crocifisso, né a far diminuire la partecipazione al rito dello scoprimento di Cristo la mattina di Pasqua, ancora oggi una delle funzioni più seguite tra quelle celebrate nella nostra diocesi. Nella pratica religiosa, la devozione popolare è per lo più legata al culto di una reliquia o alla partecipazione ad un antico rituale. La Chiesa eusebiana non si discosta da questa consuetudine e ne abbiamo dimostrazione, come si è visto, nel forte legame che i vercellesi da sempre hanno con il millenario crocifisso del Duomo, come pure con quello ligneo custodito in Sant'Andrea. Quei cigolamenti e quegli scricchiolii che ne preannunciano il passaggio durante la processione del Venerdì Santo, dovuti all'oscillare della pesante croce sul basamento portato a spalla dai portantini, sono un richiamo e al tempo stesso il segnale di una presenza importante, tanto da attribuire al simulacro poteri di supplica, come successe nel 1817, allorché tramite il Cristo portato in processione i vercellesi chiesero la grazia della pioggia, fatto attestato dal recente ritrovamento tra le due croci di un foglio su cui fu scritta questa particolare intenzione. Devozione, senso di appartenenza, fede, tutti elementi che rendono preziosi ai vercellesi, al di là del loro valore storico o artistico, questi crocifissi e che, come stiamo per sentire dalle parole del sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, devono rappresentare per tutti noi una grande fonte di speranza e di serenità in questi giorni così difficili. Tutti siamo sconvolti dalle notizie della guerra. Pensare che questo momento nella nostra città, con i nostri familiari, cercare davvero di acquisire serenità, pensando però aiutando coloro che sono in difficoltà. Ricordiamo quanto i vercellesi siano legati al Cristo dell'anno 1000, alla vicende che nella storia
vedono questo Cristo non con la corona di spine, ma incoronato con le pietre preziose, regnante, con una meraviglia da un punto di vista artistico che richiama e che ci fa e ci dà grande, grande interesse e grande sensibilità. Quindi il Cristo del Duomo, ma anche naturalmente il pensiero di quello che era stata la nostra idea della mostra del Medioevo, la possibilità un giorno di riuscire a riunire il Cristo dell'anno 1000 del Duomo con quello del Casale Monferrato di Milano e di Pavia ed avere un momento storico, un momento di grande attenzione che davvero sarebbe emozionantissimo. Altrettanto i crocifissi importanti del Sant'Andrea che vede una devozione, una particolare attenzione di tutte le persone che hanno un grande interesse da un punto di vista storico e artistico, ma anche davvero di devozione religioso, così come il Cristo di San Paolo, che ha una storia che vede la necessità di posizionamento e una situazione di devozione che continua da secoli a essere e da perdurare nell'interesse di tutti i nostri cittadini. Quindi davvero una Pasqua che vedrà le nostre chiese, che vedrà i momenti religiosi, che vedrà quello che è sicuramente l'aspetto della giornata che più ci interessa e che più tutti noi devoti vogliamo evidenziare, ma anche un momento di gioia con le nostre famiglie, per i cittadini vercellesi e quindi naturalmente da parte nostra i migliori auguri di tanta serenità ed una buona Pasqua a tutti.